Cosa si può fare con quattro tavole e un telo da laghetto? Ciao a tutti amici, bentornati sul canale, io sono Luca e questa è la mia casa in campagna. Oggi volevo mostrarvi la mia ultima realizzazione, quindi un piccolo stagno, laghetto, chiamiamolo così, per le piante palustri. Quindi tutte quelle piante che hanno bisogno di veramente poca acqua per crescere belle, sane e rigogliose, e soprattutto delle piante che anche per i miei laghetti sparsi in giro per il giardino mi servono. Quindi sono andato a riprodurne alcune. Ho deciso di fare questo piccolo laghettino perché dopo tanto tempo che avevo un po' di piante sparse in giro per il giardino, quindi un po' sopra, un po' nella parte sopra, un po' nella parte sotto, ho deciso di fare un'unica vasca con tutte le piante palustri. Quindi, come vedete, papiro, canda indica ed altre varietà. Essendo una realizzazione a costo zero, ho cercato di utilizzare tutto quello che avevo a casa di riciclo, quindi non ho acquistato niente, perché le tavole le avevo, sono delle tavole di recupero che sono andato a congiungere per riuscire a realizzare un pezzo di tavola più lungo di quello che mi serviva. Poi ho recuperato anche il telo, che è il telo che utilizzavo nel laghetto sopra, nella parte alta del giardino vicino alla pergola. Questo telo l'avevo tolto principalmente per andare a realizzare una cascata nel laghetto principale, quello grande, ma poi ho deciso che, dato che sono già due o tre stagioni che lo ho in terra, di andarlo a mettere qua, anche perché lì metterò un telo un pochino più grande per riuscire e per cercare di mettere anche delle pietre un po' per ornamento. Quindi, come dicevamo, ho utilizzato delle assi di legno, semplici assi di legno. Queste qua sono 15 cm, ma come potete ben capire anche da soli, basta aumentare l'altezza e ovviamente anche il diametro, perché comunque sia l'acqua un po' di spinta la dà nelle pareti, queste qua laterali, le pareti un pochino più lunghe. Nella parte più corta l'acqua avrà la stessa spinta, ma essendo la tavola più corta avrà meno attrito. Quindi, dicevamo, tavole recuperate, sottotelo tessuto non tessuto da 200 grammi al metro quadro, si chiama così perché ha una tessitura di 200 grammi al metro quadro. Questo l'indice di grammi al metro quadro ci fa capire anche quant'è la veramente la robustezza. Questo tipo di telo, tessuto non tessuto, arriva fino ai 400 grammi al metro quadro. 400 grammi al metro quadro secondo me è perfetto per realizzare i nostri laghetti. Telo in PVC da 0,5 mm recuperato dal laghetto sopra, circa un 10-12 cm di acqua e vedete le piante come stanno bene. Questo, se ti è piaciuto almeno un pochetto, mettimi un bel mi piace, commentami anche con qualche tua idea o consiglio per andare a fare altre vasche, magari anche per fiori di loto e ninfe. Per questo video ti saluto qua, se ancora non sei iscritto al canale iscriviti subito e spunta anche la campanellina per rimanere sempre aggiornato per i nuovi video. Ci vediamo nel prossimo, ciao!